La terza giornata di questo 54esimo Vinitaly iniziamo a raccontarvela dalle colline teramane, la DOCG più antica d'Abruzzo. Oggi stanno proliferando, forse, vero presidente Enrico Cerulli, perché magari ne nasceranno delle altre in Abruzzo, ma voi siete stati i primi e avete fatto scuola sotto diversi aspetti. Beh, la cosa interessante, e si vede molto bene da come è stato strutturato lo spazio dell'Abruzzo, è che l'Abruzzo si presenta finalmente nelle sue sfaccettature, nella sua articolazione con i vari territori che diventeranno sottozone, che raccontano un territorio, per quanto piccolo, sfaccettato e con tante peculiarità. Colline Teramane è stato un po' precursore in questo racconto dell'Abruzzo, fatto di territori con peculiarità individuali che caratterizzano i loro vini e le tradizioni, e quindi siamo contenti che questo ormai sia un modo per raccontare l'Abruzzo generalizzato. Ecco, a proposito di racconto dell'Abruzzo, l'Abruzzo sta lavorando per raccontarsi in modo diverso e ancora migliore, perché sono in ballo modifiche importanti, epocali, sono state definite ai disciplinari, la denominazione delle colline teramane come si inserisce e che cosa cambierà, se qualcosa cambierà al suo interno? Allora, noi abbiamo fatto una scelta strategica. Colline Teramane oggi è il nome di un vino rosso fatto da uve Montepulciano e fatto nella provincia di Teramo. Ma noi abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo detto Colline Teramane non è solo un vino, Colline Teramane è una zona, un'area geografica dove si fanno tanti vini. E allora abbiamo accettato di cedere il nome Colline Teramane a questo nuovo sistema di organizzazione delle denominazioni, per cui in futuro, quando la riforma di cui parlavi sarà operativa, in futuro ci saranno Trebbiano d'Abruzzo Superiore, Colline Teramane, c'era solo d'Abruzzo Superiore, Colline Teramane, eccetera. Quindi Colline Teramane diventerà ancora di più un'area dove i vini hanno un loro carattere peculiare, e questo è importante perché sappiamo bene che ciò che caratterizza i vini prima di tutto è un'area con la sua storia, il suo clima, le sue tradizioni di trasformazione dei vini, il suo stile. E allora questo stile, tutte queste caratteristiche si adattano a tutti i vini, che caratterizzano tutti i vini, non solo il Colline Teramane Montepulciano. Ecco, la vostra esperienza dimostra, ha contribuito all'accrescimento del valore del vino, perché si parla sempre di crescita quantitativa, ma spesso non di crescita poi economica e di fatturato. Com'è possibile, o meglio, cosa si può fare per ridurre questo divario e quindi mettere anche a più agio il consumatore, che oggi sullo scaffale trova il Montepulciano d'Abruzzo da 1,50 euro a 50 e forse oltre? Questa è una domanda molto difficile, alla quale è difficile rispondere. Noi abbiamo da anni cominciato a fare un lavoro per raccontare che il Montepulciano d'Abruzzo è un vino di pregio, se fatto in un certo modo, se fatto con certa cura, e i vini di pregio hanno un costo e hanno un valore che deve essere riconosciuto. Questo approccio non è solo delle Colline Teramane, è un approccio diffuso in tante aree dell'Abruzzo e si sta diffondendo sempre di più, quindi noi dobbiamo lavorare tutti perché la percezione dei vini abruzzesi da parte del consumatore del mondo cresca in termini di qualità percepita. Naturalmente ancora scontiamo il fatto che il Montepulciano d'Abruzzo DOC in gran parte è imbottigliato fuori regione e quindi non siamo totalmente padroni del nostro prodotto, però questa riforma che è in atto a livello regionale ha proprio l'intento di cambiare questo paradigma e riportare in regione il più possibile il controllo dei prodotti, almeno quelli di più alta qualità. Prima di salutarci non possiamo che parlare di questa occasione, Vinitaly, la prima volta dopo quasi 3 anni, come sta andando, risponde alle aspettative che avevate, si rivede un po' di gente straniera, un po' di buyers, no, dal resto del mondo? Beh sì, è l'occasione per ritrovare tante persone con le quali in questi 2 anni abbiamo potuto avere contatti solo attraverso lo schermo, e questo per noi è molto importante, perché nel nostro mestiere, nel nostro mondo, quello delle relazioni
umane è un campo fondamentale e in questo senso stiamo ancora osservando le conseguenze di questi anni di pandemia mondiale che ci hanno abituato al distanziamento sociale, cosa che è proprio antitetica al nostro modo di lavorare e anche all'intenzione del prodotto che facciamo, che è quella di unire le persone e farle stare insieme in allegria e in buona compagnia. Grazie Presidente, noi continuiamo a raccontarvi il Vinitaly, quindi seguiteci.